Cari fratelli e sorelle, buongiorno, buona domenica. Oggi il Vangelo ci riporta alla sera di Pasqua. Gli apostoli sono riuniti nel cenacolo quando da Emmaus tornano i due discepoli e raccontano il loro incontro con Gesù. E mentre esprimono la gioia della loro esperienza, il risorto appare a tutta la comunità. Gesù arriva proprio mentre stanno condividendo il racconto con Lui. Questo mi fa pensare che è bello condividere sull'importanza di condividere la fede. Questo rapporto ci fa pensare questo, l'importanza di condividere la fede in Gesù risorto. Ogni giorno siamo bombardati da 1000 messaggi. Parecchi sono superficiali e inutili, altri rivelano una curiosità indiscreta o, peggio ancora, nascono da pettegolezzi e malignità. Sono notizie che non servono a nulla, anzi, fanno male. Ma ci sono anche notizie belle, notizie positive e costruttive. E tutti sappiamo quanto fa bene sentirsi dire cose buone e come stiamo meglio quando ciò accade. Ed è bello pure condividere le realtà che nel bene e nel male hanno toccato la nostra vita, così da aiutare gli altri. Eppure c'è una cosa che spesso facciamo fatica a parlare. Facciamo fatica a parlare di che? Della cosa più bella che abbiamo a raccontare, il nostro incontro con Gesù. Ognuno di noi ha incontrato il Signore e facciamo fatica a parlarne. Ciascuno di noi potrebbe dire tanto a proposito. E vedere come il Signore ci ha toccato, e questo condividerlo non facendo da maestro agli altri, ma condividendo i momenti unici in cui ha percepito il Signore vivo, vicino, che accendeva nel cuore la gioia o asciugava le lacrime, che trasmetteva fiducia, consolazione, forza ed entusiasmo, oppure perdono, tenerezze. Questi incontri che ognuno di noi ha avuto con Gesù, condividerlo e trasmetterlo. È importante anche fare questo in famiglia, nella comunità, con gli amici, così come fa bene parlare delle ispirazioni buone che ci hanno orientato nella vita, dei pensieri e dei sentimenti buoni che ci aiutano tanto ad andare avanti, anche degli sforzi e delle fatiche che facciamo per capire e per progredire nella vita di fede, magari pure per pentirci e tornare sui nostri passi. Se lo facciamo, Gesù proprio, come è successo ai discepoli di Emmaus, la sera di Pasqua ci sorprenderà e ci renderà ancora più belli i nostri incontri e i nostri ambienti. Proviamo allora a ricordare adesso un momento forte della nostra vita, un incontro decisivo di Gesù. Ognuno di noi ha avuto un incontro col Signore. Facciamo un piccolino silenzio e pensiamo: quando io ho trovato il Signore, quando il Signore si è fatto vicino a me. Pensiamo in silenzio. E questo incontro col Signore l'ho condiviso per dare gloria proprio al Signore. E anche ho ascoltato gli altri quando ci dicono di questo incontro con Gesù. La Madonna ci aiuti a condividere la fede per rendere le nostre comunità sempre di più luoghi di incontro col Signore. Regina Caeli, letare, alleluia.
Quia que meruisti portare, alleluia. Resurrexit, circuitixit, alleluia. Ora pro nobis Deum, alleluia. Gaude letare, Virgo Maria, alleluia. Quia surrexit Dominus vere, alleluia. Deus, che per resurrezione Filii Tui Domini Jesu Christi, mundum letificare dignatus est. Presta quaesumus, oper eius genitricem, Virgine Maria, perpetue capiamus gaudia vitae, per Christum Dominum nostrum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Pro fidelibus defuntis, requiem aeternam dona eis Domine. Et lux perpetua luce Deis. Regiecant in pace. Amen. Sit nomen Domine benedictum. Et hoc nunc et usque in saeculum. Aiutorium nostrum in nomine Domini. Qui fecit caelum et terram. Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen. Amen. Cari fratelli e sorelle, seguo nella preghiera e con preoccupazione, anche dolore, le notizie giunte nelle ultime ore sull'aggravamento della situazione in Israele a causa dell'intervento da parte dell'Iran. Faccio un accorato appello affinché si fermi ogni azione che possa alimentare una spirale di violenza col rischio di trascinare il Medio Oriente in un conflitto bellico ancora più grande. Nessuno deve minacciare l'esistenza altrui. Tutte le nazioni si schierino invece da parte della pace e aiutino gli israeliani e i palestinesi a vivere in due stati, fianco a fianco, in sicurezza. È un loro profondo e lecito desiderio ed è un loro diritto. Due stati vicini. Si giunga presto a un cessate il fuoco a Gaza e si percorrano le vie del negoziato con determinazione, si aiuti quella popolazione precipitata in una catastrofe umanitaria, si liberino subito gli ostaggi rapiti mesi fa. Quanta sofferenza. Preghiamo per la pace. Basta con la guerra, basta con gli attacchi, basta con la violenza, sia al dialogo e sia alla pace. Oggi in Italia si celebra la 100ª giornata nazionale per l'Università Cattolica del Sacro Cuore sul tema Domanda di futuro, i giovani tra disincanto e desiderio. Incoraggio questo grande Ateneo a proseguire il suo importante servizio formativo nella fedeltà alla sua missione e attento alle odierne istanze giovanili e sociali. Di cuore rivolgo il mio benvenuto a tutti voi, romani, pellegrini, venuti dall'Italia e da tanti paesi. Saluto in particolare i fedeli di Los Angeles, Houston, Nutley e Riverside negli Stati Uniti d'America, come pure i polacchi, specialmente, e quante bandiere polacche, specialmente quelli di Bozanów, e i giovani volontari dell'equipe di aiuto alla Chiesa dell'Est. Accolgo e incoraggio i responsabili della comunità di Sant'Egidio di alcuni paesi latinoamericani. Saluto i volontari dell'ACLI, impegnati nei patronati in tutta Italia, i gruppi di Trani, Sacchena, Montelibretti, i ragazzi della professione di fede della parrocchia San Silvestro Martino in Milano, i cresimanti di Panarano e il gruppo Giovani
arte e fede delle suore Dorotee. Saluto con affetto i bambini di varie parti del mondo venuti a ricordare che 25-26 maggio la Chiesa vivrà la prima giornata mondiale dei bambini. Grazie. Invito tutti ad accompagnare con la preghiera il cammino verso questo evento, quella prima giornata dei bambini, e ringrazio quanti stanno lavorando per prepararlo. E a voi bambine e bambini dico vi aspetto. A tutti voi abbiamo bisogno della vostra gioia, del vostro desiderio di un mondo migliore, un mondo in pace. Preghiamo, fratelli e sorelle, per i bambini che soffrono per le guerre. Sono tanti in Ucraina, in Palestina, in Israele, in altre parti del mondo, nel Myanmar. Preghiamo per loro e per la pace. Auguro a tutti una buona domenica. Per favore, non dimenticatevi di pregare per me. Saluto i ragazzi dell'Immacolata. Buon pranzo e arrivederci.